traversa all'incrocio dei pali. Un gol pazzesco! Dell'Italia ha un nome ben preciso: campionati europei 2020 di Norvegia, Svezia e Austria. Martinsson, RR che fa quello che vuole da quel lato di campo, pallonetto meraviglioso, prende l'ascensore, terzo piano, goodbye Zernovic, la porta è vuota, tira Ebrer, palo e va dentro, gol! Quando il destino dice che la devi mettere dentro, fate volare, Vici, la mette dentro. Martin Sonderer che vola in alto, là dove l'aria è rarefatta. Per chiamare in causa Dejan Turković. Si sblocca anche Dejan Turković. Ci salta Valerio San Paolo. Parata che pesa, ma quanto pesa. Ancora brividi per la doppia affermazione azzurra contro la Slovacchia. Ben ritrovati in Handball Mania. Salutiamo Riccardo Trillini, coach della nazionale. Ancora credo soddisfatto, emozionato per quanto vissuto nell'ultima settimana. Saluto a Matteo Aldamonte che ha raccontato le due imprese degli azzurri. Possiamo parlare di imprese, ecco, si abusa spesso di questo termine, in questo caso è giusto abbinare alle vittorie anche il termine impresa? No, direi che impresa speriamo di ottenerla a giugno, perché noi sapevamo di avere qualcosa in più rispetto alla fascia che c'è, la nostra quarta fascia. Sicuramente la Slovacchia era una delle squadre migliori della terza fascia, però diciamo aveva dei problemi e ha incontrato un'Italia che era in forma, era convinta e ha giocato anche bene, per cui è stato un grandissimo risultato per la nazionale, ma per tutto il movimento, perché poi se ci mettiamo insieme i 4.000 spettatori di Faenza, questa è una cosa straordinaria che grazie anche al risultato della nazionale penso abbia dato tanto entusiasmo a tutti quanti. Ecco, io ai 4.000 di Faenza aggiungerei poi le migliaia di telespettatori, coloro i quali hanno seguito le due gare, sia attraverso la nostra emittente Sport Italia, sia sul web. Abbiamo conteggiato un po' i numeri, no Matteo? Sì, di questa... in totale sono stati 300.000 gli spettatori, i telespettatori che hanno seguito le due partite, con grande seguito anche in streaming, anche sul web, anche nei giorni prima, anche con i promo che hanno riguardato la partita. Insomma, bisogna dire che non solo il pubblico della pallamano ha seguito le imprese degli azzurri, ma si è andati anche ben oltre. Questo è importante, no? È importante che dà poi ancora più brillantezza al doppio successo, al dato tecnico, al dato sportivo. Sì, diciamo che il risultato è sempre la cosa più importante, è quello che noi... Senza risultato poi non c'è magia. No, ma il risultato è la cosa più importante. Poi, seconda cosa, che sia stato apprezzato il gioco dell'Italia, il coraggio dei ragazzi anche nel cercare di vincere fuori casa, questo è stato un altro aspetto ancora straordinario. E terzo, direi che questa volta io ho percepito, almeno dai messaggi ma anche dai commenti della gente, che non solo si è divertita ma si è emozionata. Molti hanno usato questo termine, molti hanno detto che sono stati in piedi nel vedere la partita in TV, per cui era quello che ci voleva, dare un po' di emozione al nostro al movimento italiano, che è stato troppo relegato nella mediocrità, e diciamo che è orgoglioso. Ecco, quanto orgoglio c'è in Riccardo Trillini, nello staff tecnico, nei tuoi ragazzi, in quelli che sono poi figure preziosissime, i collaboratori? Voglio ricordare, non so, un dirigente di grande spessore come Silvano Seca, lo staff medico, insomma tutto ciò che orbita intorno alla nazionale. Ma innanzitutto vorrei portare l'orgoglio dei giocatori che sono in nazionale per questo, nel senso vogliono vincere, perché da sportivi vogliono vincere, da ottimi giocatori vogliono sempre vincere,
però ecco, avere la gratificazione del pubblico così numeroso, dei riconoscimenti, questo è impagabile, per cui prima di tutti. Poi devo dire che tu hai nominato anche lo staff tecnico, io ringrazio tutti i miei collaboratori a partire da Beppe Tedesco. Ecco, proprio questo mi hai preceduto, perché non è passata inosservata un'immagine a fine partita catturata proprio in Slovacchia di un abbraccio tra Riccardo Trillini e Beppe Tedesco, che ricordiamo è il tecnico della nazionale giovanile, quella che poi sarà attesa ad importanti risultati nella prossima annata. Ecco, anche la compattezza, la coesione, credo anche l'amicizia, no, che lega tecnici anche di nazionali diversi, di rappresentative diverse, al di là di quella che può essere un sentimento normale come l'invidia o la voglia di essere al proprio posto. Quanto è importante anche questo? Ma innanzitutto questo legame con Beppe Tedesco è particolare, perché io apprezzo ancora di più quello che lui fa per me e per questa squadra, perché è un tecnico, noi siamo anche amici, per cui ci rende facile. Però come hai detto, tra tecnici c'è sempre un pochettino... normale, a partire a tutti. Una certa... no? Invece lui potrebbe benissimo ricoprire il mio ruolo e nello stesso tempo, avendo la responsabilità di una squadra giovanile, comunque mi aiuta in una maniera generosissima, senza remore. Questo l'ho apprezzato tantissimo. Questo vale anche per Jürgen Prantner, certo, perché sicuramente anche lui... Jürgen Prantner fa parte proprio dello staff. Sì, quindi... ma diciamo che a livello di staff ci siamo molto uniti con lo staff del settore giovanile, e siamo partiti quasi che erano due staff differenti, ci siamo apprezzati, conosciuti e adesso lavoriamo insieme tutti. Riccardo, ti renderai conto che questo è già passato, però, perché bisogna cominciare a pensare al futuro. Ed è importante, no, Matteo, considerare insomma quella che è la situazione in questo momento cristallizzata in classifica, non soltanto nel Giro dell'Italia. Assolutamente sì, perché appunto l'Italia corre in particolar modo, in questo momento è in corsa anche per il secondo posto, servirà provare intanto a battere la Russia, ma chiaramente il principale obiettivo è quello di rientrare tra le migliori terze. Vediamo le classifiche di tutti i raggruppamenti per capire com'è la situazione dopo questa terza e quarta giornata, round 3 e round 4 della fase di qualificazione agli europei, con Israele e Polonia che si contendono il secondo e il terzo posto nel gruppo 1, Svizzera avanti alla Serbia nettamente, peraltro nel gruppo 2 c'è la Turchia, l'Olanda nel gruppo 4, Bielorussia, queste sono squadre che alcune di loro hanno fatto anche punti con le squadre che le precedono, e questo è un passaggio fondamentale nel rientrare tra le migliori terze, perché appunto varranno poi solamente i risultati acquisiti contro le squadre che ci precederanno in classifica. Quindi l'Italia in questo momento è certa del terzo posto, bisognava vincere con la Slovacchia per garantirselo, e dunque sono state due vittorie assolutamente fondamentali, ma è importante anche provare a fare il risultato contro chi sarà sopra di noi, e il mese di giugno è decisivo in questo. Riccardo. Sembra quasi impossibile che stiamo sognando di vincere con la Russia, ma dobbiamo sognare assolutamente per progredire. Abbiamo visto che contro la Slovacchia già abbiamo fatto un grande passo in avanti. Questo sistema di qualificazione quasi annulla i quattro punti che abbiamo, che certo, non mi sembra che tutte le altre terze classificate hanno. I quattro punti rappresentano la base per poter gareggiare. Diciamo. Senza quei punti non gareggi. Sì, potevamo, però anche qui c'è un piccolo passaggio, perché potevamo anche speculare sul risultato di ritorno in Slovacchia, certo, perché ci poteva bastare anche la differenza reti, ma vi assicuro che abbiamo preparato la partita, e proprio le ultime mie parole prima della partita sono state quelle che se a un minuto della fine siamo in pareggio, noi dobbiamo vincere la partita e non pensare a non prendere meno 3, perché innanzitutto è un discorso di ranking, queste vittorie aiutano a scalare e questo è molto importante. Certo. Seconda cosa, non possiamo mai veramente sognare o pensare di vincere con la Russia se tu non osi contro la Slovacchia in questo momento e fuori casa. Per cui era come quasi una preparazione, noi ci dobbiamo sentire sicuri, e questa sicurezza ti viene dalle vittorie, non dal gestire un risultato perdendo poi di 1, 2, 3 gol. Assolutamente sì. Fondamentale poi risulterà nella partita decisiva, quella che si disputerà
a giugno a Busto Arsizio, alla Pala Yamamay, l'apporto del pubblico. Sotto questo aspetto Faenza ha dato un segnale importante. Matteo. Senza ombra di dubbio, direi che ha alzato l'asticella, l'ha portata molto in alto per tutti quelli che d'ora in poi, per tutti gli altri campi che dovranno ospitare la nazionale. È stato diciamo davvero... che era già bella alta, perché decisamente tra Padova, 1500 di Padova, sì, tra Padova contro la Serbia, ma anche Brescia, certo, anche Votesilvano, certo. C'erano stati tutta una serie di campi che avevano garantito dal marzo scorso, dal marzo 2017, una certa presenza di pubblico. A Faenza è stata una serata magica, riviviamone alcune emozioni con questa clip che abbiamo confezionato. Insomma, una scommessa è stata già vinta, no Riccardo? Poi ovviamente bisogna accompagnare all'aspetto pubblico, emozionale, il risultato, questo poi ne parleremo ancora. Perché il fatto che l'Italia abbia deciso, questa federazione abbia deciso di affrontare sfide anche impegnative in palazzetti fino a pochi anni fa considerate proibitivi per la pallamano, rappresenta già una base di partenza e in maniera indotta anche uno stimolo, credo, per la tua squadra, per i tuoi ragazzi. Stimolo e anche gratificazione, perché poi, come è successo mercoledì, eravamo felicissimi. Noi vogliamo essere appunto la punta di diamante di una federazione che non si spaventa appunto a giocare su questi palazzetti. Che grazie anche all'organizzazione, come è stato Faenza, arrivare a un pubblico così numeroso, questo vuol dire che l'Italia sta crescendo tanto, perché io non so in quante nazioni europee, a partire dalla Spagna fino alla Svizzera, Austria, che sono più avanti di noi, abbiamo dei numeri, Matteo, su questo? Abbiamo registrato dei numeri sulle presenze negli impianti. Sì, l'Italia è sicuramente tra le prime cinque. Ci sono campi dove la pallamano rappresenta qualcosa di ancora maggiore rispetto a quello che è da noi, dove sono stati toccati anche gli 8.000 spettatori, ma siamo assolutamente nella top 5 dei campi europei. Rispetto al dato tecnico siamo già avanti sotto questo aspetto, rispetto al ranking internazionale. Sì, ma anche, come avete accennato, non è stato solo Faenza. Faenza ha sorpreso, perché era di mercoledì, era molto più difficile. C'era del pubblico non di pallamano, per cui hanno fatto un grande lavoro e, come ha detto Matteo, l'asticella è stata alzata e tutti, per poter organizzare queste partite, si dovranno impegnare. È un dato assolutamente positivo. Stimolo come lo è per la nostra squadra. Infatti. Quindi affrontare mentre l'altra volta con la Russia siamo andati a fare un'esperienza incredibile per noi, già pensare di poter ecco, quanto ci state pensando? Ecco, soprattutto no, diciamo, è presto? No, diciamo che adesso stiamo lì, il mio lavoro è pensare come far meglio, però diciamo anche la verità, che bisogna stare con i piedi per terra, perché innanzitutto in Russia abbiamo perso di 15, se non sbaglio. Devo dire che siamo cresciuti tanto. E soprattutto dobbiamo pensarci di poter competere con loro, non si sa mai, giochiamo in casa e secondo me dopo questi due risultati ci sarà un valore aggiunto dato dalla consapevolezza che non siamo la solita Italia. E questo anche maggior rispetto da parte dell'avversario. Sì, sicuramente, ma noi quando abbiamo iniziato abbiamo detto certo che il risultato è la cosa più importante, però intanto pensiamo al gioco. E abbiamo parlato con i ragazzi, l'Italia deve smettere di giocare in quarta fase di attacco e di difesa, ma deve correre e secondo me da questo punto di vista ancora non abbiamo raggiunto
la miglior situazione o non l'abbiamo raggiunta contro la Slovacchia. Perché, quindi c'è un margine. Sì, c'è un margine perché noi, adesso abbiamo fatto risultato visibile, ma anche quando abbiamo vinto i tornei questa Italia ha giocato molto meglio da un punto di vista soprattutto del gioco veloce. Sì, lo sviluppo del gioco. Perché noi sappiamo che solo attraverso il gioco si possono avere risultati e nell'immediato, senza aspettare i terzini, i mancini che serviranno sicuramente, la difesa e il gioco veloce sono le due fasi di gioco che più possono dare un risultato a breve termine, diciamo così. Matteo, come hanno vissuto gli azzurri questa doppia vittoria? Ah, sicuramente con grande entusiasmo, questo touch però lo dedichiamo. C'è un passaggio secondo me interessante nel messaggio del presidente Loria sul sito federale pubblicato ieri, in cui parla di emulazione, voglia da parte dei giovanissimi di emulare questi giocatori, di trovare nei ragazzi della nazionale gli idoli da imitare per quanto riguarda il futuro. Ecco, abbiamo visto migliaia di autografi firmati. Esatto, e c'è un altro dato sull'account Instagram della federazione, che si rivolge praticamente quasi ad un'utenza sotto i 18 anni. Sono arrivate centinaia e centinaia di messaggi, di domande ai giocatori, come fate a essere così forti, ma veramente le curiosità più disparate, come fai a saltare così tanto, quello cose veramente di emulazione fondamentale per... E noi abbiamo scelto 5-6 domande perché i ragazzi sono stati sensazionali poi nel rispondere anche in maniera simpatica. Vediamo. Allenarsi tutti i giorni, prendere il centrale e farsi dare tanti palloni, così si migliora. Ah, io non lo so, io seguo quello che fa lui. Certo che è bello fare così tanti gol in una partita così importante, ma la cosa veramente importante è vincere col collettivo. Ciao Mimo! Ciao! Mi chiamano Gozzi perché correvo con le braccia così da T-Rex da piccolino. Poi per fortuna ho imparato un pochettino meglio. Anch'io fino a qualche anno fa giocavo terzino sinistro e comunque non ti devi preoccupare, ma continua ad ascoltare l'allenatore e seguire i suoi consigli. Non l'ho mai misurato, però possiamo fare una prova. Sì, ho iniziato a giocare pivot perché il mio allenatore mi ha messo subito pivot, anche se a dire il vero avrei voluto fare il terzino come questi due. Bella, no Riccardo? Non avevi seguito? No, no, questo non l'avevo... No, non sei social. Sono stato occupato, non le ho seguite, però bello. Anche perché bellissimo. I video erano fatti nel campo d'allenamento, quindi l'hanno fatto anche di nascosto. Va bene. Oggi si possono perdonare, dai. No, ma fanno tanto bene, ti assicuro che queste, insomma, queste non è retorica dire che questa innanzitutto è un gruppo fantastico, perché faccio un esempio, tra gli ultimi arrivati, due naturalizzati, con il nome Inic, Volarević e Basic, sono stati come due bambini che scartavano i regali la vigilia di Natale. E parliamo di giocatori insomma, affermati, importantissimi, ma che si sono subito integrati, è una squadra con dei valori umani importantissimo. E gli altri si adeguano, chi viene deve saper stare con il gruppo e queste cose nei confronti dei tifosi è bellissimo e li gratifica ancora di più. Ecco, è stato un fine settimana denso di soddisfazioni per la pallamano italiana, soddisfazioni sono state raccolte in maniera indiretta anche nel settore femminile, dove una squadra polacca, il Pogon, allenata dal tecnico della nazionale azzurra Neven Rupec, con portiere titolare Monica Prusser, ha guadagnato l'accesso alla finale di Challenge Cup, Matteo. E la giocherà contro la formazione spagnola del Gran Canaria. Abbiamo raccolto alcune delle immagini che hanno riguardato in particolar modo le due vittorie di semifinale contro la squadra olandese del Quintus. È la seconda finale raggiunta quest'anno da Rupec e da Monica Prusser con il Pogon, perché giocheranno anche quella che riguarda la Coppa di Polonia e per essere un primo anno, prima esperienza per Rupec sulla panchina del Pogon e per Monica tra i pali della formazione polacca. Esattamente. Tra l'altro un dato molto importante che riguarda Monica, dopo Michele Skatar, è la prima giocatrice al femminile a raggiungere una finale europea. Skatar era stato il primo in assoluto a giocare una finale europea con la squadra del Nantes. Anche questo, Riccardo, è un segnale importante, no? Innanzitutto testimonia che abbiamo un allenatore che è capace di fare risultati all'estero, quindi non c'è niente da discutere. Seconda cosa, Monica, sapevamo che era un portiere di livello internazionale, oggi
alla certificazione, diciamo così, con questa finale. Bene, ci fermiamo dopo questa bella parentesi azzurra, coinvolgendo anche l'aspetto e la parte, la componente femminile con Rupes e Pruster. Ci fermiamo, pochi istanti di pausa, poi ritorniamo di nuovo in studio per tuffarci nell'attualità, perché esaurita la parentesi nazionale, ora si ritorna in campionato, riprende soprattutto il massimo campionato maschile. E questo è il significato della parola simposio. C'è qualcuno che vuole farmi un esempio? Laura. Il simposio internazionale del tennis. Il simposio internazionale del tennis. È un giorno speciale, con tantissime persone che si incontrano in un posto meraviglioso. E tutti, ma proprio tutti, amano il tennis. Succedono delle cose magiche. E poi ci sono i più grandi allenatori del mondo che ti svelano tutti i segreti per diventare un tennista fortissimo. Io e il mio papà ci andiamo tutti gli anni. Quarto simposio internazionale FIT. Il tennis insegnato con amore. Bene, seconda parte della trasmissione dedicata al massimo campionato maschile, ma anche alla 1 femminile. Riprendono le ostilità, insomma, partita importante il prossimo fine settimana, vediamo il servizio e poi ne discutiamo. Inebriata dalle gioie azzurre, la Serie A1 maschile torna dopo quasi un mese di stop e lo fa in occasione del fine settimana di Pasqua con la 24esima giornata di regular season. Sono appena 180 i minuti che separano le 14 formazioni del massimo campionato dalla sua conclusione, coi giochi per rientrare nei playoff e per provare a salvarsi ancora del tutto aperti. Nel weekend sarà soprattutto la coda della classifica ad essere interessata, con conseguenze che però potrebbero interessare in particolar modo il Cassano Magnago, quarta forza, perciò l'ultima a rientrare ipoteticamente nei playoff. La squadra allenata da College riceve la visita di Merano. Gli altoatesini sono affamati di punti, hanno perso le ultime 5 partite e sono costretti a fare punti contro un avversario che dal canto suo dovrà difendere con le unghie e coi denti il suo piazzamento dagli assalti di Fasano. I campioni d'Italia, per fare il loro dovere fino in fondo, comunque non possono rallentare in alcun modo, a cominciare dal match casalingo contro Cologne. Classifica alla mano, il match of the week tra Cingoli e Bologna ha il potere di far sprofondare all'inferno quella che tra le due avrà la peggio. Ultima spiaggia per gli emiliani, mentre Nocelli e compagni al Pala Quaresima nella domenica di Pasqua con diretta su Sport Italia sognano un balzo in avanti che li porterebbe, nella migliore delle ipotesi, a meno uno da Merano. Certa del primato, Bolzano fa visita al Fondi, laziari pure loro tranquilli, salvezza già conquistata e finale di stagione da vivere senza patemi. Lottano ancora per il secondo posto invece Conversano e Pressano, è un duello a distanza coi pugliesi che ricevono Gaeta e i trentini avversari invece di Bressanone. Nessuna pretesa nel match tra Siena e Trieste, che completa il programma della 24esima giornata. Prima di coinvolgere Riccardo, Matteo, diamo uno sguardo, no, alla situazione di classifica anche al prossimo turno. Al volo, per vedere com'è la situazione, come si torna in campionato a distanza di un mese, con il Bolzano, il Pressano di Conversano già sicure di essere ai playoff, anche se Pressano e Conversano si giocano il secondo posto. Cassano Magnago invece deve guardarsi dagli assalti del Fasano, gli ultimi assalti a disposizione del Fasano, occhio in coda perché Cingoli e Bologna sono attualmente in zona retrocessione, ma Merano non è per niente tranquilla. Assolutamente, e soprattutto domenica ci sarà un Cingoli-Bologna che vale probabilmente una stagione. Beh sì, innanzitutto chi perderà non avrà più chance, è una partita tra due squadre, diciamo, della stessa forza in questo momento, perché il Bologna con l'arrivo di Pereira ha una bocca di fuoco notevole, però è anche vero che a Cingoli c'è un buon pubblico che, sì, che li potrà aiutare, e il clima da ultima spiaggia darà forse una spinta in più ai ragazzi di casa. Vediamo invece cosa ci attende nel campionato, nel massimo campionato femminile, playoff e playout, il servizio e poi rapidamente ci avviamo verso la conclusione. Il succo della post-season è questo: ogni settimana può essere quella buona per colpi di scena, rovesciamenti di fronte, sorprese di classifica, davanti e dietro, senza distinzioni. Ecco perché dare per certi anche solo alcuni dei risultati della terza giornata delle pool in Serie A1 femminile è materia del tutto proibita. Certo, il fine settimana in arrivo potrà dare verdetti importanti. Salerno ha in casa la chance per guadagnarsi l'aritmetica certezza della finale scudetto. Tutto passa però per la sfida contro una delle squadre più in forma
del campionato, la Casal Grande Padana, 4 punti nelle ultime due partite, soprattutto una vittoria in casa di Oderzo sabato scorso che ha tremendamente complicato la lotta per il secondo posto e la situazione della squadra veneta. La reazione a cui Oderzo è chiamata dovrà arrivare al Palaboschetto, dove è lecito attendersi un Ariosto Ferrara un pizzico meno battagliera, perché già fuori dai giochi che contano. Discorso analogo per Dossobuono, sicura di non poter rientrare tra le prime due della graduatoria e avversaria di turno del Bressanone in casa delle altoatesine. Occhio in coda, Flavioni Leno è il primo atto di due gare ravvicinate tra laziali e lombarde, in grado di dire moltissimo sul futuro di entrambe in questo campionato. Si contendono la vetta della speciale classifica della pur retrocessione, invece Cassano Magnago e Leonessa Brescia. Vediamo i numeri, Matteo. In particolar modo le classifiche delle pool playoff retrocessione. Questa è la classifica della pool playoff. Salerno va verso la conquista matematica della finale scudetto, però per il secondo posto è bagarre con Oderzo, che non ha ancora vinto il pool playoff e dunque in grande difficoltà, assediata da Bressanone e Casalgrande Padana. Pool retrocessione invece, dove si avviano a una salvezza abbastanza semplice, visti i numeri, Cassano Magnago e Leonessa Brescia. Leno e Flavioni invece sono impelagate nella lotta per non retrocedere. E qui Riccardo, Salerno ha già un piede in finale, probabilmente anche da prima, basta una sola vittoria, poi c'è Bagare invece per l'altra finalista. Sì, interessantissimo, perché veramente tre squadre se la lottano ben bene. Direi che però il Salerno rimane al di là della favorita per la finale, anche per lo scudetto. Stiamo a vedere, perché il Bressanone è partito molto bene e poi si è fatto un po' riprendere, allora, ma è di nuovo in forma, per cui bellissima la lotta per i playoff. È vero, aspettiamoci una finale di stagione molto interessante anche in A1 femminile. Il quadro completo della prossima giornata, siamo praticamente ai titoli di coda. Torniamo con il pieno di pallamano, con diretta handball, tutte le gare in streaming nel fine settimana. Domenica poi 17 il collegamento da Cingoli, dal Pala Quaresima. Piccolo gioco di parole, dal Pala Quaresima a Pasqua, concedetemelo, è un gioco di parole, ma c'è il match salvezza tra Cingoli e Bologna. Bene, grazie Matteo, grazie a Riccardo. Grazie a voi. Ne approfittiamo anche per formulare gli auguri di buona Pasqua a tutti i nostri amici telespettatori. Noi ci ritroveremo settimana prossima, sempre stessa ora, stesso canale Sport Italia, con la palla a mano, attendendo ora poi quello che succederà a giugno con gli azzurri di Riccardo Trivini. Grazie Riccardo, grazie Matteo, arrivederci. Come l'ha messa all'incrocio dei pali, un gol pazzesco.